Da tempo nei Campi Flegrei è nato un vistoso fenomeno di sciami sismici ripetuti legati al bradisismo. Ieri alle 19:40 una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli da numerosi cittadini in diverse parti della città. Al momento non ci sono segnalazioni di danni, anche se si sono verificate scene di panico con gente in strada. È seguito uno sciame sismico ai Campi Flegrei con una prima scossa di magnitudo superiore a 3,6 registrata alla profondità di 1,7 km. Le zone partenopee in cui lo sciame è stato avvertito maggiormente sono Posillipo, Fuorigrotta e Vomero. Il sisma inoltre è stato percepito in tutto il circolo urbano del Vesuvio, in comuni come Portici e San Giorgio a Cremano, oltre che nelle città della zona flegrea come Pozzuoli e Quarto e nell'area nord di Napoli. Scossa segnalata anche dal sismografo di Campobasso in Molise. Il livello di allerta attualmente è di colore giallo. L'attenzione dei sismologi e vulcanologi su quanto sta accadendo è costante e nei prossimi giorni e nei prossimi mesi saranno effettuate nuove osservazioni per capire se lo sciame sismico è associato a movimenti di fluidi. Si controllerà inoltre il sollevamento dell'aria con l'aiuto di GPS e satelliti e si analizzeranno i dati geochimici relativi a flusso, temperatura e composizione chimica dei gas.